Ciao, sono Fabrice The Rocket. Io sempre Radio RCM 104, The Power Radio Station. Ciao, sono Francesco Foti, anch'io ascolto RCM 104. Allora, buonasera a tutti, buon mercoledì sera. Ci siamo qui e salutiamo l'amico della Carola, l'amica. Non so chi era Carola che ti diceva prima, non ci sento, non ti Elena. Vedo. Chi? Elena. La Elena, io che cazzo te l'ho dato a fare il microfono se non torni davanti. Elena. Sì, ma devi anche accenderlo, eh. Cioè, sarei capace, no, devi tirare su tutto il... Cioè, è come quando... Adesso mi tira tu su. Adesso prova un attimo, prova. Mi senti? No, per niente. È ancora su tutto probabilmente. Prova adesso, forse. Mi senti? Adesso sì, chissà come mai, hai visto? La Elena. Devi andare quando vai su, no? Che vai verso le donne, la tecnologia, no, beh, oddio, cioè, ho letto lei che a 50 anni non saprà prendere in mano il microfono. L'ha detto lei. Non ce la possiamo fare stasera. Cioè... Non ce la facciamo. No, è vero o no che l'hai no. detto te? Come no? Sì, ciao, è arrivata. Testimonio io. Sì. Allora, salutiamo intanto il pubblico da casa, Caterina Citroni. Appena sarà qua, è in macchina, sta guidando, l'ha messo là. Santina Allegro, Luciano Bosio, Mauro Bagnaschi, Malanchini Giambattista, Monica Simona Giorossa, poi c'è Elena Caputo. E dice Balzarotti, come sei bella in Bordeaux. Ma cazzo, la preferisco anche senza io. Il Bordeaux. E io dico, io faccio un commento, cazzo, e quello dice no, non ce la facciamo. Cosa ho detto di male? Ma poteva avere solo anche qualcosa di diverso alla fine, sì, io cioè... avrei capito cosa avrei detto. No, anche perché c'è suo marito che fuori che ci sconta, quindi cazzo, entra mi gonfia quello. Allora, buonasera Mario Caini. Buonasera. Buonasera anche, buonasera anche l'amico. Ma mi guarda male. Massimo Giannini. Buonasera Massimo. Fate una battutina prima. Perché? E buonasera anche a Carola Balzarotti, la Queen. Ciao. Detta anche la Queen del gruppo 6 di Corbetta 6, ma stasera non ne parliamo. Perché non so, stasera io. Voglio anche salutare quelle due persone che hanno parlato male di te, perché... No, ho parlato male, ma per l'amor di Dio. No, no. Anch'io, ciao Laura, ciao Teresa. Le ascolti? Le saluti anche tu? Sì. Dopo quello che gli hanno detto? Certo. Il microfono! Certo. Ragazzi, la Queen è superiore a te. La Queen è superiore, non ce n'è. Allora io vi avviso. La multa l'ho pagata. È la multa l'hai pagata. Facevo farle sapere che la multa. Che cazzo potevi portarla ricevuta, che no? Che la multa l'ho pagata. Che è successo? La multa. Sì, ha preso una multina la nostra amica Carola e pensava che sì. Lei pensava di essere superiore alle parti, invece tutto pagato no, anche non è lei. Vero. Hai capito? Perché non ho esposto tagliando. No, secondo me lei faceva finta di niente quando l'ho chiesto come mai, perché come la scena di Titanic, eccetera, eccetera. Sì, no, beh, poi lei è molto drammatica, lo sappiamo. Qui, no, probabilmente la drammatica quando erano dentro a fare qualcos'altro. La macchina prima. Ma non avevo capito. E non capiva. Prima ho dovuto fare il disegnino. Ma perché ero da sola in macchina, lui mi faceva vedere questa qua con le mani sul vetro. E diceva, vabbè, ma c'ha ragione alla fine, cioè. Allora saluto anche Fabio. Stavi dicendo Massimo qualcosa, scusami, ti ho interrotto. Su di lei? Sì. Era solo la lettera A, poi dopo ce n'è tempo, dai. Va bene. Allora saluto anche Fabio Croci, Lorena Bellucco, Paola Emilia Panaia, Leonardo Sarei
saresti, e se c'era Alessio non sai come andava a finire, no? Allora, Elena Maggiorini, Lorena Bellucco, Monica Eroldi, Lopresti, Gio, Gloria, Giulia Gallotti, salutiamo anche tutti loro. No, benvenuto a Leonardo, che è la prima volta che tra l'altro lo vedo sintonizzato. La Elena chi? Non lo so se c'è la Elena Caputo. Elena, se ci sei, batti un colpo, mi raccomando. Però c'è Agnes Gerard, e anche lui guarda la trasmissione. Salutiamo anche lui. Allora, innanzitutto, visto che siamo in apertura di trasmissione, direi che è d'obbligo un saluto, che dicevamo prima io e Mario, ad un artista che se n'è andata proprio nella giornata di ieri, è Mary Fredrickson, tra l'altro. No, c'ho il molare che mi si inceppa sul Fredrickson, che è praticamente era la cantante dei Roxette. E allora, prima di cominciare, io direi di andarci a ascoltare un brano di Roxette, dopodiché cominciamo la trasmissione. Il brano di Roxette, It Must Have Been Love. It Must Have Been Love, ragazzi, io sono venuto grande con questa canzone, è bellissima. Cosa ho fatto io con quella? Mi piace, non lo dire, ce lo teniamo per noi, Mario. Been Love, Roxette, in tributo, in saluto a Mary Fredrickson, che praticamente ci ha lasciato ieri per un tumore al cervello. Era un tumore al cervello, all'età di 61 anni, per cui molto molto giovane la nostra Mary. Ci saluta e noi lo lasciamo con un grande applauso per tutta la sua musica, per tutte le sue belle emozioni.
e ci ha fatto provare anche, anche su questa canzone, Mario, dicevamo proprio fuori onda, no? Cioè, abbiamo anche... Non lo diciamo. Non lo diciamo. Tempo delle mele. No, però... Tempo delle mele. Insomma, ne abbiamo fatta qualcuna su questo... su questo brano, su questa, su questa, su questa canzone. Allora, io voglio anche andare a salutare un ragazzo che mi ha detto: io sono il figlio di Eleonora Frassinelli, il dottor Frassinelli di Corbetta, ti sto guardando con mia mamma e la salutiamo, la mamma e Leonardo salutiamo, così almeno, che tra l'altro loro ti dicono, ti mandano i saluti, quindi a te salutaci il Caimi, così loro dicono, e per cui Mario sei un mito, c'è niente da fare. Per Corbetto ormai sei diventato il sono mito. Un extracomunitario. Sei un extracomunitario. Sei della frazione come Massimo. È della frazione come Massimo, certo. Io ragione. Sono del Regno di Casterno. Regno di Casterno, invece lui della frazione di Magenta. Cazzo, ce li hai tutti contro stasera. Ma chi sarà? Oh, ma stasera manca il Bosani, perché vabbè, il Bosani poverino non sta bene, lo salutiamo e... sarà qui la prossima volta. Ma il Giacometti dov'è? Il Giacometti, il Giacometti deve arrivare, è in arrivare. Anticipo come sempre. Vabbè, comunque arriverà. Allora, voglio cosa diciamo? Innanzitutto ringraziamo le associazioni che hanno colorato la piazza domenica, avete visto? È stato bello. No, io non sono venuta, però sì, infatti ti ho visto dappertutto, eri proprio presentissima. La Queen che non c'è alla festa di Corbetta. Mario, tirati via il microfono te, daglielo al Massimo. Perché tra l'altro mi buchi l'audio. Ma mi senti? Da Dio, ti sentiamo da Dio. Tu hai acceso bene? Hai acceso bene, sì. Sì, sì. Sicura? Sente? Sì, 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 adesso sì. No, diciamo, c'era tantissima gente in piazza, una bella manifestazione. Io ho visto Massimo. Come ti è sembrato, Max? Ma veramente ho visto sulla prima bancarella, poi sono andato via. No, dovevo andare in fiera a Milano, però ho avuto andare in campagna giusto per prendere un po' d'aria buona, no? Io invece ho salvato alcune cose della quale stasera ne avremmo parlato, e riguarda proprio, ho fatto un canale su elementi salvati, ho fatto un canale proprio per Saturday Night Live del mercoledì, così almeno sappiamo di cosa parlare, visto che noi parliamo di Corbetta, no? Cioè, parliamo soprattutto delle multe. Devo essere sincero, voglio salutare anche le due vigilesse che ho incontrato domenica. C'è tanta roba, cioè, mi sarei fatto fare un verbale volentieri da loro, perché ti dico francamente, no, ma non è, ormai l'hai già pagato, direi di sì, sarebbe ipocrisia, voglio dire, no? Però una bella signora bella, io non ho mai bella, visto. Spero bella, io non l'ho incontrata mai. No, io mi sono correrò. No, adesso la incontro, la saluto, gli ho dato anche gli adesivi della radio, gli ho detto: signora, quando lei fa il verbale, gliene infili uno sotto il tergiversario insieme alla multa, così però mi scrivi sopra il verbale. Guardi, non so se ne sarà gradito, ma sicuramente in trasmissione parleremo poi di lei. Quindi, cioè, può essere un'idea, Guarda, oggi... Mi ha detto che non lo faceva, però, non so per dal destriero, c'era uno che andava più lentamente di me. No, io non andavo, giuro, io andavo più lento. Era a piedi. Io andavo 45 all'ora, questa qua andava 40. Una Atos, sai, quelle piccoline. Andava 40, a piedi. 40, 35 all'ora andava. Io quasi stavo facendo i fari. Io ho detto, ma muori. 35 all'ora. Spesso. E... Madonna, sempre lì la macchinetta, sempre. E dall'altro posto ho visto la nuova macchina della polizia che è arrivata. Quella ibrida, quella... È bella, molto bella. Molto bella, sì, infatti in effetti l'abbiamo vista anche, l'ha messa su Facebook il nostro amico sindaco, per cui salutiamo anche il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, e gli facciamo i complimenti per la macchina. La macchina nuova, molto bella. La Toyota CR ibrida, quindi... Io vedo che c'era sui, poi quello della Juve e poi quelli del Sassuolo, quindi. No, ma perché io so che hanno ordinato la Tesla per l'anno prossimo. Sì, la Tesla. Allora, dai, mettiamo subito un po' di carne al fuoco. Allora, innanzitutto parliamo del verbale della nostra amica amata Queen. Come è successo che ti hanno fatto il verbale? Avanti.
snocciola tutto il il microfono e vai. Non divieto di sosta, sì. Ho accostato la macchina, non era parcheggiata, per entrare in assicurazione a pagare l'assicurazione, sì. E sono uscita, c'era verbale. Perché è incredibile, non ci credete, ma anche la Carola paga l'assicurazione, incredibile davvero. Incredibile davvero. Vabbè, vai. Ovviamente tu sai di essere stato nel torto, l'hai pagato, ah, no, basta. Certo, certo. Giustamente l'hai messo sul modo ironico sul post. E certo. Sì. Perché no, però c'è certa gente, c'è certa gente che veramente si mette si arrabbia e... Cioè io, vabbè, ero di fretta, ho accostato la macchina con le quattro frecce e sono entrata, ho dato i soldi, ho preso il foglietto dell'assicurazione, sono uscita, hai trovato la multa. Sì. Come si sono permessi a farti il verbale a te? Ma perché non c'era il tagliando, sono amica del sindaco. No, è vero, gliel'hai anche detto sul post. Sì, lui, metteremo fuori il sindaco. Prendo un adesivo che sito Queen. Vedrai che poi te ne arrivano due di multe. Sì, ne arrivano due di multe, sì, altro che. No, però vabbè, sappiate che poi la multa sarà regolarmente pagata, perché è incredibile, ma anche se è amica del sindaco ne paga. No, perché sono state delle lingue che hanno detto che queste multe non sarebbero state pagate, bastava andare di qua e di là, cioè voglio dire, allora, prima di scrivere anche certe cose, no, bisognerebbe un pochettino collegarsi con la centrale rischi, voglio dire, quantomeno ogni tanto davvero latita questa cosa, per cui si dovrebbe un po' intervenire diversamente. Io l'ho scritto anche, sono per il vivi e lascia vivere, cioè a me non interessa cosa fanno gli altri e non vedo perché questa deve gioire per il fatto che io abbia preso una multa, cioè ma chi se ne frega, l'ho pagata, oggi l'ho presa io, domani la prendi te. Però questa, ma pazienza, ma neanche cattiveria, questa ma forse... Se poi uno sbaglia... E paga, perché io dico sempre, come ho detto, tra l'altro che domenica mattina parlando con questi due agenti della polizia locale, io dissi semplicemente, signori, sbaglia, paga. La città è una cozzaglia di gente, no, che vive secondo delle regole. È inutile che ce la meniamo con delle storie, perché la città si chiama città perché viene vissuta all'interno con delle regole, se no diversamente si chiamerebbe giungla. È vero o non è vero? Cioè, Beh, diciamo che comunque alla fine potrebbero anche nei casi estremi. Sì, questa di Carola, se è stata... Beh, il mio era un po' un caso estremo, no, neanche 5 minuti, forse... Ma penso un minuto. Uno pensa sempre che gli va bene. Ma ascolta, Mario, io ho parlato con queste due signore qua anche del fatto che gli era arrivata questa multa ad una persona che era appena scesa dalla macchina, aveva messo le quattro frecce e mi guardava e mi fa questa signora: guardi, sono stato io a fare quel verbale, ma proprio perché mi vedi non mi viene a dire magari posso lasciarla un minuto? Cioè, il fatto che tu te ne vai via, mi vedi, mi guardi, sembra te ne vai, è una sfida. No, lei ha proprio specificatamente detto tale. Che diceva il bolle, le cavallotte. No, ma certo, è ovvio, no? Cioè, invece tutto è dovuto dire, tutto è dovuto dire, le lascio qua, lei non mi deve fare il verbale perché io lo lascio per un minuto. Ma lei cosa ne sa? Lei, cosa ne sa? Diciamogli, signora, posso lasciarla qua? Perché poi, attenzione, non è detto che te la fanno lasciare, non almeno è detto, lo chiedi. Ma almeno fai la bella figura di chiederlo, no Massimo? Beh, vi dico, è la signora che è andata a scuola, c'era la bambina che sosteneva questa signora che aveva visto la vigilessa, ci fosse stato un tacito accordo di lasciare la macchina e poi è tornata indietro, si è trovata la multa, ti ricordi? Sì, e allora tutti a dire che non dovevi lasciarla lì. Ok, però se io ti guardo e te non mi fai nessun cenno, cioè il vigile oltre che dare le multe è anche dissuadere certi comportamenti, cioè non a monte partire a monte e dire ok, non si può, lei non può mettere la macchina qui, non aspettare che questa persona se ne va essendo a 20 metri e poi quando se ne va dai la multa. Tenete i cani per favore, ci sono dei cani che abbaiano qui.
so. Cioè, Mario, hai mollato i cani? Sento i cani, non senti i cani? Sì. Ci sono i cani, non so. Vabbè, dicevate, scusa? Cioè, hai capito, dissuadere un certo comportamento, non punire, capisci? Picciotti, ora voi mi dovete spiegare. No, c'era un palermitano su Sinopoli, Massimo, hai ragione. Hai ragione, ovviamente sì, sono d'accordissimo. Allora salutiamo innanzitutto salutiamo Cristina Di Luciano, Eugenia Rossi, Santina Allegro, la prima bonazza che cercano le foto, tutte hai visto che foto? Facebook, eh? Ragazzi, cioè, prima al retro, qui, poi davanti. È vero o no? Ma oh, tu pensa, è vera, eh? Tu pensa, no, tu pensa, l'Eugenia ha messo su una foto, no? Io ero sul computer, sono da guardare la foto, ma la Madonna, cioè ragazzi, quanta roba! Duro come militare. Stai zitto, che poi è venuta fuori la tua di foto, è partito l'antivirus. E non serve cioè... Poi Gosani avrebbe detto, ma che cazzo è questa, no? Sì, no, mamma mia, ma però, voglio dire, anche lui sarebbe rimasto un attimo lì, perché... Allora, abbiamo saluti alla Queen da Parafioriti Sebastiano, il nostro amico Nello. Ciao Nello, benvenuto. Ciao. Ma il Caimi poi ha portato la pericena oggi? Sì, ma l'ha lasciato sul tavolo e qua non è arrivato niente, quindi per me è come se fosse nulla. Allora... Ma si fa solo bene se non lo mangi te. Allora, va bene. Dai, invece io voglio parlare anche di un post... su 6 di Corbetta 6, comparso 9 ore fa. Farmacia comunale 2, il contenitore farmaci scaduti usato ripetutamente come cestino rifiuti. Le opzioni sono: o si mette un cestino porta rifiuti vero, o si costringe il personale della farmacia a svuotarlo tutti i giorni. Cioè hanno messo un cestino fuori dalla farmacia e lo usano come cestino per i rifiuti, no? Cioè, due sono le cose: o si obbliga il personale a svuotarlo tutti i giorni, o ce lo teniamo come cestino per i rifiuti, quindi cambiando la destinazione, perché era un cestino destinato alla raccolta dei farmaci usati o scaduti. Quindi beh, metterne uno di fianco, no? Il cestino proprio di fianco, secondo te basterebbe metterlo di fianco? Sì, ma è uno di quelli con sul top posto con scritto quei rifiuti speciali. Ma secondo me sono anche dispetti, può essere che siano anche dispetti. Io credo che sia qualcosa di più di peggio. Io credo che sia proprio una questione di ignoranza, credo. Forse della settimana scorsa, dove si vedeva che, vabbè, il Marco giustamente diceva che non era territorio di Corbetta, qui appena dopo il ponte a Santo Stefano. Sì, quello famoso. No, quello era una cosa che abbiamo messo. C'era uno scandalo. Ne abbiamo parlato, sì, 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 sì. Quando parlavate di questa cosa. Guarda, Roberto, cioè, ma vera, se ho visto. Ah, però cioè, ho passato col trattore allucinante, quattro camioncini, ho buttato là, non un secchetto. Ma poi l'hanno pulito il posto? Hanno pulito la strada, ma come sempre c'è da andare a dividere le cose. Sì, ma quattro camioncini. Hanno fatto la differenziata, hanno quelli buoni da portare via, quelli... che lì invece li hanno lasciati, sì, lì. Beccati su YouTube il video della DM, l'agricoltore DM. No, non abbiamo capito, Mario, un po' più forte. C'è un video che gira su internet. Sì. Che non è un fake, è fatto da agricoltori bresciani che hanno curato la notte questi qua che vanno a buttare la pattumiera col camioncino, no? Sì. Si vede il pick up sulla GoPro che arriva, sì, l'ho visto, che hanno bloccato, l'hanno tirato giù, gliene hanno date. Tante, intanto l'altro fratello col caricatore l'ha inforcato il camioncino e l'ha buttato là. Eccolo qua che è arrivato anche il nostro amico Giacometti, benvenuto Giacometti, benvenuto. Sei su Scherzi a Parte, sei su Scherzi a Parte, benvenuto. È arrivato anche Giacometti. Dopo 20 minuti, mezz'ora che siamo già collegati, ma d'altronde il lavoro chiama. Dopo il lavoro chiama, dai. Allora, visto che è arrivato Giacometti, intanto noi ci rifacciamo il trucco e andiamo a ascoltare una bella canzone dell'amico Vasco, giusto? In onore della Queen, la nostra amata Queen, Carla Balzarotti, leader del gruppo 6 di Corbetta 6. Benvenuto Giacometti. Benvenuto. Allora.
ritorno. Ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino. Ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo. Ogni volta che viene giorno. Ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio. Ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo. Ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente. Ogni volta. E ogni volta che non sono coerente, ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno che non c'è, proprio quando la stavo cercando, ogni volta quando. Faccia niente, ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando. Si parlava di calcio, non è bello, sì, sapere che lui che mi ha fatto un culo così l'altra volta, Davide, siediti perché ti stanno salutando in tutti quanti, oh, e, ecco, salutali così perché ciao, sennò, ciao a tutti, ciao è un macello. No, beh, però mi spiace, no, beh, c'è l'asta che ricopre il viso del Giacometti e vabbè, fa niente, tanto no, dai, vabbè, no adesso, no, adesso vabbè, ci penso io, vabbè, dai, no, così no, Massimo, non sente più niente. No, questo è un microfono. Ecco, tanto devo dire cazzate. Quindi non è che si sentono, non si sentono. Non, no, non si sente, quindi cioè, adesso si sente. Quindi sente si molto vede bene, bene adesso lui. Si vede bene, fammi vedere un po'. No, gli si vede sempre la faccia, quindi no, è un problema. Si vede male. No, mettiti un po' più di qua, Davide, mettiti vicino al Massimo, così almeno abbiamo risolto il problema per il momento. Eh beh, sarebbe bene per abbracciarti, sì, voi due, eh? Occhio, che già quelli qui hanno messo delle supposte che viaggiavano su internet, ti hanno cazziato, Massimo?
che qualcuno ha fatto quella lì. Non si dice così. Portate rispetto alla gente grande. Salutiamo quella anche ragazzi, salutiamo anche Rita Duro 2 che è sintonizzata sulla nostra frequenza web. Sta curando Alessio. Sì, da poverino, perché il Bosani è letto con la dissenteria, no? L'influenza, per cui cagotto, il cagotto, cagotto cag 9, insomma, sì, quello lì. Cag 7, cagotto, cacca. Vabbè, cacca. Si parla di me, che discorso di merda, sei bravo. Però, però oggi il Bosani ha messo un altro water con l'uncinetto che è la fine del chi questo? Quei gufi? Sì. La Madonna. Ti ho visto. Una volta ogni tanto lui pubblica un water strano e cosa fa per supporto? Cosa che fatto? Queste poste vanno bene per Bosani. Li potrebbero servire, io fossi voi. Fatto che bloccati il cagotto. Ascolta, ma noi stiamo per indire un vorremmo fare un concorso a Corbetta. No, è vero. Ma con me ce l'hai già? No. Cioè... Senti questo. Ah, Luca, ti prego. Beh, vabbè, abbiamo fatto un culo così alla Santina l'altra volta. A proposito, la Santina poi ha partorito? Era incinta? Era incinta la Santina. Da quanto ne so, sta portando avanti la gravidanza. Bene. Scusami, sta... Santina, ma è naturale. Quindi, vabbè, la Santina sta portando avanti bene la gravidanza. Ci raccomandiamo, Santina, perché noi, sai come, ci teniamo il tuo. Al tuo culo. No, Pepe. Oh, dai. Fatto così. No. Che cazzo. Perché lui dietro non si vede, no? No, però, vabbè, il balcone più bello di Corbetta. Ma anche se è dimagrito. Io non so perché vedo la Carola vacillare. Cioè, cazzo, non lo so io. Cosa ho detto, Carola? Ma lo stai solo detto. Cioè, no, ma hai visto come l'ha portato anche il microfono qui? Certo. Così almeno. No, vabbè, ma perché? Scusa, cosa ho detto? No, niente. Il balcone più bello di Corbetta, cioè ci mettono i fiori, ci mettono. Mancano anche quelli di Magritte. Eh? Mancano anche i balconi di Magritte. Cioè, ma tu cosa intendi per balcone? Perché c'è da capire una cosa. I balconi, tu dici i balconi di Natale. I balconi di Corbetta, no? I balconi. Poi valgono anche quelli fuori. Come si dice, fuori paese. La Carlo mi guarda male. Se ci provi, ti tiro il microfono. No, valgono anche quelli che sono emigrati. Ad esempio, se c'è, ad esempio, l'Eugenia a Caltagirone che ha un bel balcone. Ci può fare una foto e ce lo manda qua. Ma chi è che valuta? Chi è che valuta? Ma Davide, possiamo fare un po' per uno, perché comunque. Vabbè, ci dividiamo i compiti. Potremmo fare io e te il Massimo come giuria. Beh, ci starebbe bene anche il Bosani. Sì, eh. Il Mario Saibi lo mettiamo lì a cuocere le salamelle. Mentre noi estraiamo a sorte il. Dai, Carola, ci sta, Il tuo balcone lo mettiamo in. Vale solo il voto visivo, bisogna che. No, basterebbe mettersi un po' di lato. Sì, basta quello visivo, no? No, beh, dai, no, Carola, se... voglio dire. Anche il tatto c'è il fumo. Manda fanculo prima della fine. No, beh, l'ha già fatto, quindi voglio dire. Qual è il problema? T'ha mandato? Beh, certo. No. Okay, sì, no, l'hai detto adesso, ma hai detto. Cosa ha detto prima? Ha detto di non fare il pirla, forse. Vabbè, dai, però un vaffanculo me lo posso anche meritare. No, ma ti voglio bene. È liberatorio, Gianluca. Ci beh, ma senti, poi non è mica una parolaccia dire. Poi mi faccio prendere la mano, non ho visto. Ma che cosa lo sapevo? Ecco, è quello il problema. Oddio, sta male. Aiuto! aiuto, mi state uccidendo. Ma fate la gava chi ne allora... prende di più, no? Chi ne prende di più? Esatto. No. Allora, io sono appena arrivato e penso di non meritarmene, no? No, però ascoltami, io sei sempre a rischio per i ritardi. Allora, saluto anche l'amico di Modena, Marcello Coradino, un abbraccio al fratello Marcello, al nostro amico Marcello di Diego 59. E c'è Eugenio che dice: cazzo gli avete dato al Caimi? Noi francamente niente. È arrivato così di suo. Sono tranquillo. No, appunto, pensa quando ti agiti.
questo sarà quello che vuole dire la nostra amica Eugenia. Poi ha detto che ci manda la matrice della foto, la foto della scala matrice, no, però a noi serve quella del tuo balcone, quindi mettiti bene lì in posa, esatto. Ci mai una... Se poi la foto estiva è meglio ancora. Ma... c'è la Carola che la vedo lì, c'è caso se... c'è, finché parli loro mi va bene, ma appena arrivi qua... No, tranquilla Carola, io non voglio perdere la tua stima. Ma dobbiamo fare il post domani sul gruppo, non ho capito. Ci pensi te, Davide? Sì, non ci mancherebbe. Intanto qual è il problema, no? Allora, saluto anche Francesca Sgualevato e Carla Rondera, la Carla. Che mi ha portato l'unica che mi ha portato la grappa in piazza. È stata soltanto lei. E io non c'ero, se no la portavo. Perché mi sai che se io potevo venivo portavo qualcosa. Mentre lavorato. Domenica, no. Comunque, dai, andiamo un po' dentro il nocciolo della vicenda. Quella vicenda, appunto, parlavamo di quei bidoni davanti alla farmacia comunale 2, il contenitore di farmaci scaduti che è stato usato come cestino dei rifiuti. Qualcuno ha detto bisogna obbligare il personale allo svuotamento, e altri invece dicono il personale della farmacia non può accedere al contenuto del bidone. Normalmente, non so se a Corbetta sia così, è di competenza del comune o di una ditta da questo incaricata, quindi ci deve essere una ditta che è da fuori, molto normalmente sull'incarico del comune, viene, ma magari io penso... La 2 è quella nuova. Ah, cioè, aperta. Sì, sì, sì. Hanno già fatto il portale. Sì, sì, sì. E la 2 sì, infatti, lì verso lì, no, ma c'è niente. Attenzione, perché la cosa, diciamo, che lascia un po' così è il proseguimento di questo post che dice: se il personale della farmacia aprisse il bidone dei farmaci scaduti, potrebbe venire denunciato. Ma non so se recuperano i farmaci e se li rivendono. Eccolo qua, esatto, per trattamento di farmaci scaduti, reato che mi pare sia penale. Quello lo scrive il nostro amico Giuliano sul gruppo. No, ha ragione. Quindi, cosa dovrebbe fare in questi casi? Ma aspetta, è un trattore da vendere? Un trattore da vendere? No, perché l'ho letto oggi, mi dimentico. Dopo ti spiego, non voglio dire un errore. Vai, scusate. No, tranquillo. Un reato è sempre penale, diversamente non sarebbe reato, ma semplice illecito amministrativo. Questa è la risposta di Giovanni. L'opzione 3, la gente dovrebbe essere più intelligente. Ecco, Giovanni qua è ne sa di cose. Giovanni ne sa pacchi. Giovanni deve essere dentro... Deve essere dentro. Non in galera. Giovanni ne sa. No, però dovrebbe essere dentro magari al comune, probabilmente così. Infatti. Comunque scrive: opzione 3, questa Valentina scrive: la gente dovrebbe essere un po' più intelligente e usare il cervello anziché buttare la roba a cazzo dove capita. Giusto. Questa è la cosa. Questa ci sta anche l'applauso del pubblico di RCM. Questa è una definizione che secondo me ci sta a bomba proprio. La Madonna. E ci aggiungiamo anche un la Madonna così a caso. Senti, ma Carola, tra Mario Caimi e Giacometti, chi è il più bello? Ostia, vince Giacometti 10-0. È una lotta, eh. È una bella lotta. Domanda è. Dai, su. Il più bello sicuramente è Gianluca. Dai. No, io non c'entro un caso. Tra Mario Caimi e Giacometti, bello. Chi è che è presente il più bello secondo te? Non lo so. Dai, dine uno. È alto sportivo. 3, 2, 1, vai. Scaduto il tempo, va. Dai, no, chi dei due? Non lo so. Lotta lo so. Impari, eh. Massimo, ognuno te. Bello a modo suo, dai. Ecco, bravo. Siete bastardi, ma la volete bruciare. Sì, mi vedi. Giacometti, dici tu? No, ognuno bello. Io mi preoccupo. Tu! Ma io qua, dimmelo, no? Ascolta, io. Questa è proprio una vera cazzata. Una grande gigantesca. Ascolta, io ributterei nel fuoco proprio. Davvero, io Davide Alessio, quando c'è da mettere in fede qualcuno, dici che prendiamo sbaglio, quello sicuramente. Sì.
Carola dicono non sbilanciarti, Carola dice. Che lo dice? Non sbilanciarti, non sbilanciarti. Io dicevo. Balzarotti, non fare la scurrile perché sei una grande. Perché sei grande, così la Elena dice. Elena chi? No, però ascolta, io Elena te lo dico proprio papale. Che è Elena? Elena Caputo. Ah, ciao Elena! Ecco, la salutiamo. Le invitiamo la prossima, così vogliamo sapere l'etroscena della Queen. Sì. Elena Caputo, sei invitata per la prossima trasmissione. Vogliamo sapere se alla Queen puzzano le scarpe, così almeno vogliamo sapere. No, io se trovo un calzino della Queen lo tengo come reliquia. Si chiama feticina. Si chiama? Fetici. No, si chiama Carola. Se vuoi, io Gianluca, forse sì? Ne ho due dell'allenamento nel baule. Belli! Se vuoi miei, invece. Solo se stanno in piedi da soli, se no no. Può essere. Niente di più, non ti preoccupare, ma dato solo le pirne nostre cose. Delle feticistiche dei guest. Allora, che a Gianluca piacciono i piedi. No, no, a me no, mi piacciono. Vabbè, lasciamo perdere. È diverso. Allora, andiamo a vedere qualche cosa d'altro. Sempre sul gruppo Sei di Corbetta, sì. Vediamo qualche cosa sugli elementi salvati. Beh, c'è. Ah beh, ce n'è un'altra che dice: buongiorno, non scrivo mai, ma oggi non riesco a trattenermi. Tu l'hai provato quello? L'ho letto oggi. Tu l'hai provato? Due ore fa. Cazzone di Alessio. Dai, però, qua è cosa? Cosa? Davide? Fare minaccioso, tu l'hai provato? No, per dire chi? Guarda che sei sotto, Davide, secondo me non ti conviene. Come quando sei tu? Davide, guarda che sei sotto, secondo me non ti conviene. Ha detto, te lo recupero io il calzino della balza. Ok, sì. Ok. Portacelo qua, Elena, prossimo giro, ti aspettiamo, mi raccomando. Anche se mangerà il panettone il prossimo giro, quindi mi raccomando. Allora, dai, io leggo il post. Come gli interisti. Come gli interisti, sì, sì. Come... Sì, l'ho letto anch'io quel post lì. Allora, buongiorno, non scrivo mai, ma oggi non riesco a trattenermi, vorrei pubblicare una riflessione natalizia. Ore 11.30 circa, il dottore Gino Bartel sulla trafficata via Simone da Corbetto, un anziano con zaino in spalla e bastone in mano si trova in mezzo alla strada. Si guarda intorno, spaventato, disorientato ed evidentemente è in bisogno di aiuto. In quel momento alla rotonda giungono macchine da ogni parte, davvero tante, hanno tutti fretta, gli automobilisti rallentano, lo guardano, se ne vanno. Tutti incazzati, addirittura suonano il clacson ed inveiscono, infastiditi, non riescono ad essere troppo lontano. Accosto, metto le quattro frecce e mi metto a correre per raggiungerli. In quel momento una sola altra auto fa lo stesso ed un ragazzo si avvicina all'anziano, in sostanza lo portano a bordo strada e tutto si risolve. Ma io dico, ma bisogna arrivare a questo? Cioè, ma dove siamo finiti? Cosa bisognerebbe fare in questi casi quando c'è questo eccesso di... Qual è il motivo per quale siamo arrivati lì addirittura ad inveire contro un anziano con un bastone sulla statale? Il bello e il brutto del nuovo millennio. Allora, se c'è una difficoltà sulla strada non si ferma nessuno. Io l'anno scorso in tangenziale nord a Milano ho fatto 2 ore e 40 di coda perché dall'altro senso di marcia c'è stato un incidente mortale e c'era la coda per vedere il morto. Ah sì, terra. Tutti che guardavano. Io ho fatto 2 ore e 40 di coda. Tu Mario dici che in quel momento lì nessuno si sarebbe fatto un selfie? Se potevano sì. Io ho visto due poliziotti della stradale sul New Jersey fare segno di andare, le macchine si fermavano per vedere il morto. C'è un povero Cristo per terra che sta male, non c'è un picciu che va là che a fermarsi. Ma poi questa cazzo di mania di fare le foto. Ma a fare le foto a un morto. Ma perché poi dopo le postano, vogliono visualizzazioni. Massimo, dici? Ho capito, ma... Vogliono postare vogliono i like. Sì, basta solo chiedere quando uno sente un'ambulanza, quando sente un elicottero. Partono al volo. Tutto, chiedere cosa è successo, ma cosa ve ne frega? Cosa vi importa sapere cosa è successo? Magari uno è morto, c'è anche il rispetto per la famiglia, anche un anche la privacy, grave. Anche la è privacy. La morbosità di sapere qualcosa, siamo talmente abituati. Non so se ti ricordi Gianluca, ai nostri tempi, tanti anni fa. Quanti anni fa? Quantifica.
Quanti anni fa? Così sappiamo bene. Quanti anni fa? Quanti beh, fa? Noi abbiamo abbiamo 50 anni alla fine. Certo. Non c'erano tutte queste notizie, cioè c'era il telegiornale delle 8 a colori? A colore il giornale delle 8. Stai zitto un attimo. Adesso andavo al bar a vedere perché non avevo la tele in casa. Adesso siamo bombardati da notizie, vogliamo sapere di più. Non ci basta sapere quello che accade attorno a noi, ma anche quello che non siamo consapevoli di quello che c'è, per cui la morbosità di queste persone che si fermano a guardare. Ma sai il problema qual è? Sai, Giovanni. Però Giovanni sai il problema qual è? No, perché sto leggendo qua il nuovo pezzo da me, tenuto fuori Giovanni. Sai qual è il problema, Massimo? È che secondo me arriveremo e ci arriveremo a dover obbligare una scuola automobilistica, le scuole guida, a farci insegnare che quando c'è un incidente non bisogna fermarsi. Tanto lo capisco lo stesso. Ma guarda che dovremmo lo capisco lo stesso. Una semplice cosa che si risolverebbe con della grande intelligenza, ecco, infatti qua poi ti danno ragione Eugenia e Santina, a Massimo, una dice addirittura che c'entra il problema, che sono le manie di protagonismo, e questa è Eugenia, e invece Santina dice Massimo ha ragione, in effetti ti do ragione anch'io. Poi è arrivato anche il nostro amico Moreno The King, il nostro amico Moreno, Moreno che dice ma dai, c'è anche la Carola, incredibile Moreno, in carne e ossa, tanta carne e poche ossa. Questo Moreno, scusami, tu lo sai, possiamo dire, eh? Come? Moreno, scusami, tu lo sai, ti ho detto che passavo oggi, ma non c'è. Ciao Moreno. Moreno ha già acceso sicuramente lo switch nel suo locale e ci sarà la bella Carola là in primo piano. Tutto... La bella e la bestia. La bella e la bestia, sì, in effetti sì, c'è ragione Mario, guarda. Tu ovviamente sei la bestia, perché non dai. Carola, mi raccomando, il balcone, poi per questa primavera lo vogliamo. Quando fiorisce. Quando fiorisce. Allora andiamo a ascoltare un altro bel brano, che ne dite? Quale? Un brano di Giovanna Nocetti. Un bel brano, un brano bellino, insomma. Io direi ascoltarcelo, che sono già le 22, passate da 22 minuti, non ci crederete, ma è così. 22:22 e ci ascoltiamo un brano di Giovanna Nocetti, ma meglio una donna. Dice lei. Tutte lui le conosce. Con aspetti Giacometti. Ma chi è questa? Chi? Questa Giovanna Giacometti. Giovanna Giacometti. Giovanna Giacometti. Nocetti. Passa lento questo tempo quando non ci sei, ma l'attesa è come un brivido che abita in me. Emozioni può rinchiudersi come in un guscio, per sparire e ritornare solo quando vuoi. È catena o forse un filo che mi lega a te, se si spezza non so proprio come dirtelo. Come fare per rinascere senza paura di dover amare come un vortice. Prende il cuore e fa volare, entra dentro e fa soffrire, gioca nella mente un'esigenza. Ma meglio una donna che cammina sola, senza maschere, senza orizzonti bui, senza giri di parole per sapere se il suo amore è vero, un'abitudine. Ma meglio una donna che cammina sola e non ascolta quelle voci troppo addosso che le fanno male, non solo dentro, che lasciano un segno come un marchio indelebile. C'è una porta che mi aspetta, c'è una vita da scoprire, un destino e scappo via, non cercarmi più. Sarò un'altra testa alta incontro al mondo io, non potrai e non dovrai parlare più di me, né di quelle sere senza le carezze, ma con l'amore a tutti i costi non è amore. Prende il cuore e fa volare, entra dentro e fa soffrire, gioca nella mente un'esigenza. Ma
meglio una donna che cammina sola, senza maschere, se corri in notti bui, senza giri di parole per sapere se il suo amore è vero, è un'abitudine. Ma meglio una donna che parla da sola e non ascolta quelle voci troppo addosso che le fanno male. C'è una vita da scoprire, un respiro e scappo via, non cercarmi più. Ma meglio una donna, meglio una esigenza. Ciao, sono Francesco Foti, anch'io ascolto RCM 104. Studio, va che è meglio. Rientriamo in studio, va. Rientriamo in studio. Beh, oh, possiamo anche avere idee differenti, ma che cosa c'entra? Non è per quello. Non è per quello che io perdo la stima della Carola, ci mancherebbe. Io quella persona lì non la posso vedere, ma per ovvi motivi. Poi ti spiegherò per quali motivi. Ma però ciò non toglie. No, attenzione, no, attenzione, io non parlo di quello che fa il bene. Carola, prescindiamo un po' le cose. Allora, a me, ad esempio, l'Alessio Bosani, no? Non è simpatico. Di più. È diverso. No, però scherzi a parte. Se una persona non è simpatica non puoi dire, cioè non la posso vedere. Però simpatica a te, personalmente simpatica a te. È soggettivo il discorso. Io non dico, attenzione. Però, molto soggettivo. Attenzione. Io non vengo a dirti, a me questa persona sta sulle palle e perciò deve stare sulle palle anche a te. No, io ti rispetto, ti voglio più bene di prima, gioia mia, non sarei tuo amico, ti prenderei per il culo. E non è come mi piacerebbe prendermi. Cercate di capire cosa voglio dire. Minchia, ma non si può dire niente. Ho sbagliato la pillola della pressione stasera. Beh, ma che Carola non è mica brutta, cioè, dai, voglio dire. Ma certe cose si pensano o non si dicono. Ma infatti io non ho mica detto niente, ho detto che mi piacerebbe prenderla un po' in giro, però non la posso fare. Perché non sarei un amico diversamente. Allora, a me quella persona non mi piace, ma perché ha un suo modo di fare che a me non piace. Però devo riconoscere che nel sociale è uno che si sbatte tantissimo. Non ho niente da dire su quello. Me faceva la stessa impressione, proprio le prime volte. Ti faceva impressione perché è una persona brutta? O... La stessa tua impressione. Sai quelle persone che a pelle proprio non ti piacciono? Sì, anche me. E poi proprio l'ho rivalutato, ho sbagliato proprio. No, va bene, ci sta perché è soggettivo. Ogni tanto la prendi. No, invece io della Carola mi è piaciuta. No, cosa c'entro io? Perché no, niente. Che li confermi a me? No. Allora, la Carola mi piace quando scrive, Massimo, sta a sentire. Male non fare, paura non avere, cazzo non rompere.
Sì, ma non andare a leggere le cose sul mio profilo. L'ho salvato io, no, no. Ma tu tutto no, l'ho salvato per dirlo. Non era sì, no, però lo, no, 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 no. Questo, hai ragione. Ma siccome tu stasera eri qua, no, volevo sapere, ma perché? Chi è che ti rompe le balle? No, signora? Nessuno. Lo dici che vado io a dirglielo? No, assolutamente. Ecco io a dirglielo. Aspetti, non per le balle alla Carla. Allora? Vengo quattro, ma che vengo io, Ma che vengo? Adesso un po'. Domani. No, ma sai cos'è? Che tante volte c'è le cose che condividi, non è che ti senti coinvolto tu in prima persona, tante volte condividi le cose perché ti fa ridere o perché le trovi spiritose o così, ma non è che ti senti tu coinvolto in quello che pubblichi. Vabbè, però Giacometti si era allarmato, lui era partito. No, io le cose che pubblico perché le sento, io le cose sono... Le cose che ne profilo le sento. Aveva i guanti in macchina, tutto questo qua lo uccide, cioè... Cioè. Io ho detto, cioè, passami a prendere, qua chi tocca la Queen. Questo qui? Sì, cioè, guarda che noi ci preoccupiamo per la Queen. Diglielo. No, comunque, io glielo sto dicendo. Diglielo. Cioè, dire una cosa, da quando io sì? Davide e Alessio abbiamo preso le redini del gruppo. Le redini del gruppo. Guarda, guardate come sta bestemmiando. Guardate come si è rilassata. Guarda che bella, bella rilassata. No, beh, coltivo il suo sguardo e il suo balcone. È vero, sai, è vero o no? Non no, nessun sì, problema. Soprattutto il problema principale non era per gli altri, era per noi tre, perché invece parlo di tre. Perché siccome siamo in autogestione, e ripeto, da qua c'è anche Lele, nel quattro. Abbiamo sì, preso, Lele è un po' più anarchico. Perché più o meno poi... Prima o poi questa la sbattiamo fuori, Sì, ovvio. Dal gruppo però, dal gruppo. Allora, guarda, Carla ci dice una cosa. Carla dice a Carola, sorridi più e rilassati. Questa di ricerca. Carla, lo sai te? Lo sa lei, che lo vorrei sapere anch'io, mannaggia. Vabbè, Davide, e invece la tua amica Santina ti fa tante belle faccine, secondo me ti vorrebbe gonfiare. Io non so per quale motivo. A me? Sì, non lo so perché. Ma ti fa delle faccine. Non lo so, per me lo vorrebbe gonfiare di botte, ma non lo so, probabilmente. Santina, la prossima volta vieni anche tu e lo gonfi direttamente da qua. Allora, stavo dicendo, Massi, che hai trovato Carola un po' più rinvigorita. Rilassata. Temendo. Ecco, ma ecco, se dovesse muovere un appunto sì, la Carola... Adesso esce con questi post, un po' tutti cazzuti, controllati, però cioè, non è più nel gruppo, ma è per se stessa. Invece noi, il gruppo va che è una meraviglia, quello di Corbetta. Proviamo. Stasera ho 10 post tra eliminare, post eliminati, approvare questa cosa, con cavolo, la mattina alla sera. Non fai più niente ormai. L'avete messa a riposo, poverina. Ma come si fa a essere così cattivi con la Carola? Io non lo so. Però comunque, davvero, è giusto. Sei rilassato, no? Nelle... Cosa, Davide? Siamo cattivi il giusto. Siamo cattivi il giusto? Siamo coerenti, educati. Soprattutto educati. Cosa vorresti dire, Carola, tu a loro invece? Cosa li diresti a loro? Dici qualche cosa. Dici. Mandali a cagare. Sì. Riguardo a quello che fanno. Sì. Sì. Ma non, cioè, non fanno niente. No, nel senso. No. È vero, io sono più rilassata, no, però lo guardo molto meno. Cioè, metti il microfono, ecco, bravissimo. Mentre prima magari, sai, ogni 5 minuti guardavi, vedevi, adesso non faccio neanche il tempo, vedo che ci sono magari... Sì, no, è vero, magari c'è la richiesta, un'iscrizione, la richiesta un danni posto di un a provare, non faccio gruppo. Neanche in tempo andare a vedere perché lo fanno loro. Ognuno ha il suo orario più o meno che ha certo. A disposizione, che è il mattino, che è il mezzogiorno, che è la sera... Giacometti sono dalle 8 alle 5, vabbè. Sempre. Io mi ricordo i primi tempi quest'estate quando ero qua a Corbetta. Che ero ritornato nel gruppo di Corbetta, poi vabbè, per me bastava essere già qua, che per me era una festa. E mi ricordo che c'era solo lei, no, poverina, che scancherava da destra e sinistra, smadonna di qua, smadonna di là,
sempre presa come... Quando sono messo una mano sul cuore. Hanno preso il lele, hanno messo il lele. Poverino, lei è andata, andata in Africa a fare le vacanze. Quando è tornata hanno preso il lele, hanno gonfiato. Poverino, gli hanno detto. No, il lele ha dato una bella pulita, eh. Sì. E non si può mai aver cacciato fuori di questa ha gente. Ha preso proprio un'altra, un altro percorso il gruppo dopo la, la pulita. Che malgrado i giornalisti, eh. Malgrado i giornalisti. Che poi stasera non abbiamo neanche salutato i giornalisti. Lavoro, cioè, dire, certo. Come? Come Mario? C'è gente anche qui. Adesso? Ma perché quei 4-5 sono andati? Cioè, no, c'è gente che rompe in mano le valle perché magari dicono a Carlo, perché non mi hai provato il post? Perché invece prima c'era sempre, esatto. Invece adesso non posso più dire Carlo perché non mi hai provato il post, no, perché siamo qua, siamo in 5 che lavoriamo, per cui non si offende più nessuno. Posso postare? Vero no? Comunque mi dicono, ma allora, prima dicevo, ma ho già due volte che metto questa cosa, ho detto guarda, io non l'ho neanche vista. E allora gli ho detto, non sono la sola adesso da provare i post. Volevo tranquillizzare Elena Caputo che mi scrive, God save the Queen. Io ci sto provando a salvarla, ma... Chi è? Mi ha scritto Elena Caputo, evidentemente ce l'aveva con me, ha scritto God save the Queen, cioè nel senso Dio salvala. Io ci sto provando, ma non riesco perché in effetti... Sì. No. Sì. Allora, allora, vabbè, dai, però c'è una bella foto sul gruppo di Sé di Corbetta Sé, no, è Lele Cavallotti, è una sua, è un suo pensiero. Tu che vai in bicicletta sul marciapiede, con che coraggio mi dai una multa perché il mio disco orario è scaduto? Si vede il vigile urbano che viaggia ausiliare della sosta che viaggia sulla hai ragione, in quel momento lui rappresenta la legge, poteva dire che era un era in servizio mentre correva dietro un ladro che era scappato più avanti, non aveva il tempo di scendere in carreggiata e lì correva dietro con la bicicletta. Lui poteva dirlo, se cioè, vengo una bici sul marciapiede la faccio scendere proprio aggressivamente. Sì. Io cioè, il fattore saltano con la bici sul marciapiede. Come, scusa Mario? Saltano con le bici. E beh, mettiamo un po' il microfono girato di là perché non si sente tra le volte, Mario. Una. Eccolo lì. No, va bene, va. Adesso si sente perfettamente. Dicevi Mario? Ho detto che quando passo io col trattore sono le bici che saltano su quel cielo, questo. Sì, mi sembra anche giusto che siano le bici che saltano su. Va bene, quindi niente, va bene così. lo liquidiamo così il pensiero delle liquidiamo, vabbè. Allora ragione. ce ne sono anche altre, però vabbè. Cosa fa un disco un orso con un disco in mano? Un discorso, eh? Bella? Eh? Voglio la mattina. Cioè, Lele, voglio dire, Davide, hai già il microfono davanti. Hai già l'altro microfono che ti tieni in mano, cioè volevi rinforzare il tuo ego. Questo l'ho pensato. No, ma io vorrei sapere cosa cazzo fa il Giacometti. Dove cazzo le va a prendere? Bagno, magari. Battute? Dov'è che le vai a prendere queste battute? Sei invidioso, eh? Sì, un po' sì, devo ammetterlo, sì. Lo so. Allora, la prossima volta io vorrei invitare qui in studio, così almeno la Elena Caputo, Elena Caputo si è invitata a venire qui presso di noi in studio. Ecco, lo sai che avete da dire voi due? No, ma la metto distante da voi due, lei ne caputo io. Ce la guarda, li guarda male, se si prova a dire mezza parola sulla mia amica, li gonfia tutte e due. No, cos'è che dici della Elena, scusami? Io non la conosco. Che sì, se la inviti è una bellissima persona e poi quanto bella? No, perché ci interessa anche quello noi, perché sai come... Ah, bella. Ah, ok. Beh, sì, va bene, la invitiamo. Va bene. Il concorso balconi. Vediamo, perché il concorso balconi di Corbetta... No, io sono. Vabbè, fa niente. Davide, facciamo domanda per far rentrare. Sì. Lo mettiamo come un balcone della malpaga. Bravo. Allora, va bene. Senti, allora dai, facciamo una bella cosa. Poi settimana prossima, insieme anche. Dai, se viene Elena, vieni anche tu, Carola.
Vediamo, insomma, dai, insomma. Dai. Se viene la Elena, vieni anche tu, perché chi la porta qua, la Elena, se no, eh? No, chi... figurati. No, beh, cos'è che non ho capito? Cosa? Non ho capito? Cosa non ho capito? Dimmi. Nelle nostre mani, questa Elena Caputo sarebbe perfetta, no? Sì, nelle vostre mani, povera Elena Caputo, direi io. No. Nelle vostre? Nelle vostre, minchia, cosa? Poverina, voglio dire. Le nostre mani, insomma. Io voglio ricordare, ah, beh, lei mi vuole bene, scrive la nostra amica Elena. No, bella proprio no, ma simpatica sì, dai. Quello lo dice lei, Elena. Poi dopo Elena, vieni qua che guardiamo il balcone, vediamo come vanno sti fiori e tutto quanto. E si valuta. Ma nel nostro discorso ce la facciamo rientrare. È vero o no, Mario? Cazzo, Mario sì che è un grande. Io sento poca burra. Va bene. Va bene, allora ragazzi, andiamo a fare una call. Andiamo a ascoltare un altro bel disco, dai. Dopodiché tiriamo un pochettino le fila e andiamo a... si tirerà la volata prima di Natale. Il mercoledì prossimo sarà l'ultima trasmissione. Tu arrivi adesso. È arrivata adesso anche la regia. Devo essere lì in mezzo a loro. Ma sono già le 22:41, manca un quarto d'ora, dopodiché siamo alla fine. Va bene così per stasera, dai, sono licenziato. Grazie. sì, dai, va bene. Va bene, ragazzi, andiamo a ascoltarci un bel disco, disco, ma che ne so, io adesso è arrivato qua anche la regia. Andiamo a ascoltare un bel disco, facciamo così, ascoltiamocene uno di Giusy Ferreri. No. Rimaniamo nell'ambito di... No, tu, Davide, dici di no. Davide, dici di no tu? Vabbè, dai, me. Dai, mettiamo un disco di Giusy Ferreri. Comandi tu. Va bene, dai, ascoltiamoci la Giusy Ferreri, dopodiché ritorniamo in studio. Il mare verticale. E cammino distratta tra le foglie in autunno, ho tenuto il tuo nome al riparo dal freddo della notte passata a parlare di tutto senza troppe domande, e mi sono persa nei tuoi occhi sinceri che daranno più luce anche ai giorni neri. Guarda il sole stamattina e abbracciami, amore mio, c'è soltanto il... perfetti, siamo momenti perfetti. Ti ho incontrato per caso, ma ti ho amato per scelta. Ora diamoci tempo, non avere fretta. Io ti tengo per mano, ma tu tienimi stretta. E se a volte nel caos ti senti sì vuoto, io sarò nel tuo fianco e al futuro ci penseremo dopo. Guarda il sole stamattina e abbracciami, amore mio, c'è soltanto il qui ed ora, ci sei tu, ci sono io. Sembra tutto complicato, tempo perso, ma non l'ha fatto. Siamo tanti lineamenti, siamo momenti perfetti. Siamo momenti perfetti. È meglio fermarsi.
Ciao a tutti, sono Tiziana Rivale, saluto gli amici di Radio RCM 104 Web. In diretta non li voglio vedere, mi raccomando, tiratelo giù il video, semmai poi fate quello che volete. È un abbraccio affettuoso, vabbè, dopo però mi abbraccia anche a me così, dai. Questo mi piace sentire, che devo sentire anche il balcone. No, tu no, tu no. Ma se c'è, è un abbraccio, è un abbraccio affettuoso, certamente sì, dai. Allora ragazzi, il mercoledì prossimo non sì, ci saremo qui insieme. Ci sarà anche la Carola, ci sarà il nostro amico Alessio Bosani, che tra l'altro è... Chiedilo a Papa in diretta. No, dai, su, chiediamo Papa. Chiediamo il permesso su carta bollata a un avvocato. Dai, domani, dai, vabbè. È Natale, siamo tutti qua, siamo tutti amici, alla fine. Perché mettiamo anche un divano anche in seconda fila. Sarebbe un'idea, Eugenia, si potrebbe fare. Allora, dicevo che mercoledì prossimo saremo qua a festeggiare. Chi è che fa? Vedi che chi è che sta facendo il no, così almeno festeggiamo tra di noi, diamo il buon Natale ai corbettesi. Dai, e... dico anche la Elena allora. Sì, certo, non la vogliamo l'Elena, la vogliamo, okay. Se ma vuole venire in provincia o solo corbettesi? No, corbetta, lei rientra nel rione Malpaga, la faccio rientrare, sì, faccio carte fa. Se il balcone merita, stai tranquillo. Guarda, che E quello di Carla merita, devo essere onesto, l'ho visto, cioè, sì, da sotto, possiamo nel senso dire che siccome l'appartamento è diventato un po' piccolo, il balcone si è risparmiato. No, vabbè, no, beh, ma no, beh, no, 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 la Carola è sempre stato un bel palazzo, cioè, un palazzone a tre piani, perché, insomma, beh, già da giovane abitavo in... Stai fermo con quella roba lì, perché sono debole di vescica. Poi, vabbè, perché fai così, Davide? Perché non so cosa io sto morendo. Davide, perché fai così? No? Fammi capire. Per me? No, sì. Perché? Scusa. Così. Allora, poi ci sarà la prossima volta anche il nostro amico Alessio. Speriamo che si riprenda dall'influenza. Cagotto. Ha preso la cinese o l'asiatica. Fa da tappo. Capito? Se prende su posto e guarisce. Sempre su posto deve prendere alla fine. Ma si vede che magari un po' gli è piaciuto l'ultima volta che ha preso sul posto ancora. Dici? Può essere, perché sai, due di fila. Hai visto? Gli è piaciuto il nostro amico Alessio, che insomma si è buttato sulle supposte. Perché mi guardi così, Carlo? Vuoi una supposta anche te? No, mi è sembrato un attimo scorgere un... No, ho scorto un segnale di aiuto, no? Proprio vero, Il gatto nella dispensa, quello che fa pensa. Cazzo, il Mario dovremmo tenerlo come saggio nel gruppo. L'oracolo. Va bene, allora dai, diamo il benestare. Il benestare, il saluto ai nostri amici che ci seguono da casa. Ci sentiamo, ci vediamo naturalmente mercoledì prossimo, se non abbiamo più nulla da dire. Abbiamo ancora una, abbiamo ancora 5 minuti. Cosa possiamo dire, Davide? Butta tu un argomento. Ma perché non porti quei cazzo di bambini qua in che alleni in palestra? Vogliamo vedere come sono venuti fuori, cioè quelli che hanno preso la medaglia. Allora li porto? Io te l'ho detto anche l'altra volta. A me? Ah sì, cazzo. Cos'è successo in quel frangente? Li porto? Amo.
Quando? Adesso. Quando vuoi tu? Adesso, sì, vado io, no, va bene, va bene. Ma cos'è successo lì? Avete fatto questa manifestazione come... Ma quando? Mi ha fatto un po'. Minchia, questo è esaurito. Io sono esaurito, ma questo ragazzi non ce la fa proprio. Oh, mi è giunta la brocca. Ah, domenica ne abbiamo fatta un'altra, domenica. Domenica no? Ne avete fatta un'altra? Sì. Incredibile, ma vero? Abbiamo su 10, 4 ragazzi medaglia d'oro, un argento e 2 bronzi, mi sembra. L'altra volta erano 7 medaglie d'oro. Però... Sì. Complimenti. Siamo in 3, 4. Come si chiama la tua palestra, Davide? Pro Fighting Magenta. Cos'è che fanno lì? Boxing, pugilato e... Allora io poi tra l'altro volevo anche salutare un amico tuo. Io? Un amico tuo che si chiama William Tanzi Anichini, che tra l'altro sono andato a trovare io oggi pomeriggio, ho pranzato là nella sua hamburgeria. Bravo William. Porca miseria, ma sai che ho mangiato da Dio? Sì, sono bene. Mangiato davvero bene, poi fate quegli hamburger cotti al vapore, proprio buoni. Cotti al vapore. No, magenta. A magenta. Via Volta 62. E lì vicino al comune sono buoni. Si chiama Hamburger House, Hamburger posso House. Dire perché comunque vabbè sono andato là oggi anche se mi ha fatto pagare la birra. Vabbè, niente, non mi ha offerto neanche la birra. Che tu sei un po' il braccino. Io c'ho tanto braccino. No, scherzi, mancherebbe altro. Però no, dicevo, l'ho pregato che ci ascoltasse questa sera perché volevo salutarlo e ce l'ho fatta. Gli hamburger fatti al vapore. Sì, fa anche quelli di Amagente, infrazione di Corbetta, Corbetta naturalmente. No, vabbè, ma bisogna quello che è giusto dire si dice. Sì. Magenta, frazione di Corbetta. No. Frazione Magenta, quindi. Allora, salutiamo anche William, salutiamo anche il The King Pub. Che voglio ricordare, al The King Pub ci saremo noi il 21 di dicembre. Sabato sera faremo una grande festa a base di musica anni 70, 80 e 90, per chi vorrà venire sarà benvenuto, quindi anche gli amici di Corbetta, invadiamo la frazione Magenta per una volta, mi raccomando. Allora, poi c'è anche, salutiamo tutti, Katia Pavesi, Alessio Bosani, la Carla Rondina che oggi ha fatto 7 km 400 metri a Milano, e la via, adesso mi mangio un bel cannolo. Beata te che si può mangiare il cannolo. Noi ci mangiamo invece il pavone della Carla Rondera con le patate. Oh, ma ho visto che è atterrato giù a Caronno, mi sbaglio? Sì, è arrivato fin là. Fino là, questo messo oggi è vita. Il pavone. Ma quanti ne volete? Non 6 o 7? Hai visto? Basta chiedere. A saperlo prima, Davide. Vacca boia. Allora, Eugenia Rossi, salutiamo Carla Rondena, Alessia Bosani, Elena Maggiolini, la Elena Caputo che ricordiamo che sarà qua mercoledì prossimo, insieme alla nostra amica Carola Balzerotti, la nostra bella Queen, va che bella la Queen. E che balcone, che sguardo intenso. Poi adesso lo rompo. Vabbè, poi salutiamo i nostri amici Giuliano Orsetti, Maria Leonilde Fusari, Anna Vezzano, Eugenia Benzano, Barbara Negri, Moreno De King, Eleonora Frassinelli, Leonardo e via dicendo. Chiara Lavazza, minchia, ci guardava anche la Chiara Lavazza. Adesso ci ritirerà la licenza, la nostra amica assessore al comune di Corbetta, che ci ritira la licenza. Mario. Mario. Dai, Chiara Lavazza. Va bene, mi fido. Saluto anche le due vigilesse che ho conosciuto domenica mattina, mi raccomando, se avete la mia macchina giro largo per favore. Mi hanno detto guardi, se la troviamo noi, no, mi hanno detto proprio chiaro, io ho detto vabbè, adesso avrò un posto in paradiso, sarò la prima che multeremo. Minchia,
Questo per farti capire. Questo per farti capire come la pensano. È giusto che sia così, Mario. Se sbaglio anch'io, è giusto che io debba pagare come gli altri. Io non sono diverso dagli altri, ci mancherebbe altro. Ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo. In trasmissione, mi raccomando, alle 21.30 Saturday Night Live del mercoledì, insieme a Massimo Giannini, Davide Giacometti, Mario Caimi, la nostra amica Carola e l'Alessia Bosani, che è a casa col cagotto. Io Massimo, ti vedo un po' partito. Dobbiamo collegarci da casa con Alessio. Possiamo collegarci da casa. Collegarvi da casa insieme con Alessio oggi, no? Facciamo una videochiamata, lo mettiamo lì. Sì, si poteva anche fare, solo che lui. Non lo so, forse. Ma dopo c'è interferenza con lo scarico. Ragazzi! Va bene, dai, vi lasciamo con una bella canzone di Rosso Metile. Ci vediamo mercoledì Massimo. Buonanotte a tutti! Ciao! Ciao, 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 ciao! We'll be right back.
se stesso, inseguendo sogni che subito finiscono.